mi ricordo che Lineker ha fatto un gran mondiale, penso che sia stato il capocannoniere del mondiale, il mondiale di Messico, il capocannonieri. Io non mi spiego come il Barcellona possa, come si dice, come? Ha potuto acquistare a Gary Winston Lineker negli anni 80, quando in il calcio inglese c'era tantissimo soldi, sì. non so perché, come ha potuto acquistare quel che è venuto del Tottenham, come il Barça ha potuto acquistare quel giocatore negli anni 80 comprandolo del calcio inglese. Forse il calcio inglese non aveva... quell'epoca non faceva le coppe, però il calcio italiano era molto, si comprava l'Inter, aveva Rummenig, Bremi, Matteus, sì. E l'Inter, sì, 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 l'Inter, sì, sì. E il Milan per esempio, ecco, il Milan stava prendendo Gullit, Van Basten, Rijkaard, e quindi insomma ha comprato Lineker con Terry Venables, ha comprato Lineker, Hughes e Archibald. E tutti, Archibald. Senti, Archibald che l'hanno comprato nel posto di Hugo Sanchez, grande sbaglio quello di Terry Venables. Comprare a Steve Archibald quando per lo stesso prezzo nell'Atletico Madrid avevi a Hugo Sanchez. Allora, senti Joaquin, per chiudere ti do, diciamo ai nostri ascoltatori che la cosa che unisce Gary Lineker e Enrique Castro González, detto Kini, è un bellissimo libro bellissimo che io ho letto forse 13-14 volte nella mia vita. Il titolo originale è Il delantero centro fu assassinato al tramonto. Il centravanti è stato, in italiano è tradotto così, il centravanti è stato assassinato verso sera, sì, al tramonto. Perché il tramonto è brutto metterlo, sì, al tramonto, però a tardeser, e che è un bellissimo libro, sì, che è uscito nel 1988 di un grandissimo scrittore spagnolo, figlio di emigrati gallegos, nato a Barcellona, grande tifoso del Barça, che era Manuel Vázquez Montalbán, e che scrisse questo libro che unisce Lineker e Kini. Perché li unisce? Perché racconta di un tentativo di omicidio da parte del nuovo grande attaccante inglese che ha comprato il Barcellona, che è il protagonista del libro, che si chiama Jack, no, il protagonista è Pepe Carvalho ovviamente, ma Jack Mortimer, che praticamente gli fa fare un po' la cosa che ha vissuto il povero Kini quando fu rapito e sequestrato. Ma l'altra cosa bella del libro, ragazzi, lo dico a chi ci ascolta e i giovani lo leggessero, Il centravanti è stato assassinato verso sera di Manuel Vázquez Montalbán, perché nel libro si parla del confronto tra due squadre di catalane, una ricca e una povera, solo che quella povera non viene menzionata nella realtà. Una ricca e una povera catalana non ci sono. Vabbè, povera nel senso minore, dai, non usiamo il termine povera. Però esiste una catalana ricca e una spagnola povera. Sì, bravissimo, okay, bravo, hai ragione, scusami. La catalana ricca, due catalani e la spagnola povera, sì, il Barcellona e il Girona. Esattamente. Il Barcellona e il Girona. Allora, il bello qual è però? Che se cominci a leggere il libro e conosci il calcio, ti immagini che stiamo parlando che Jack Mortimer, appunto, come scrive Montalbán, era il giovane attaccante centravanti inglese ingaggiato dal Football Club Barcellona nella stagione 88-89, detentore della scarpa d'oro, e l'altro attaccante, Alberto Palatin, che era il centravanti a fine carriera, appena ingaggiato, tu pensi dalle spagnole, no, dal Centellas, sì, perché non viene mai nominato l'Espagnol, sì, sì.
e viene dato un nome spagnolo, Centellas. Centella. Centilla sarebbe. Sì, sì. Va bene, quindi questa era... è un paese catalano. Esatto. Un paese catalano. Non viene raccontata, invece l'espagnolo non viene mai menzionato da Montalbán, giustamente. Sì, meno male. Questo aspettava di Montalbán, sinceramente. Esatto. Perché sennò... Esatto, se no non... Poverino è morto, ma ritorna in Montalbán. Esattamente, purtroppo non c'è più, è morto. Scusa, se può menzionare nel senso che uno dice così, non si deve essere. Esattamente. Va bene, Gioacchin, grazie, buonanotte. Ciao, ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccione. Un caro saluto per il mio amico di Facebook, Roger Cruz, che l'ho sentito la sua intervista, l'ho sentito con pietà. Completa, e anche per il mio amico, che è amico mio di seguimento della solicitud, e un caro saluto per tutti voi due, che come sempre è stato un piacere. Oggi abbiamo battuto il record di tempo, esatto, perché 45 minuti al telefono, abbiamo battuto il record di tempo, 37 minuti, un piacere, 37 minuti il record, sì. Però per me è sempre un piacere parlare con voi, e per me è sempre un piacere spiegare questi valori a questi bambini che hanno molto bisogno di loro. Sono d'accordo, e grazie a te. Esattamente. Va bene, grazie, buonanotte. Ragione, un Joaquin. Abbraccio. Ciao. Ciao. Un abbraccio a tutti voi. Ma sì, andiamo un pochetto a Sud America. Sì. Tu sai che dentro un mese c'è la partita Uruguay-Argentina per il mondiale, per l'eliminatorio, sì, del mondiale, sì. E da 50.000 biglietti restano soltanto 9.000, manca più di un mese. Madre santissima. Così, Argentina-Uruguay. Argentina-Uruguay, andiamo nella pausa. Sei pronto, Don Alberto? Come no? Vamos! Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y
Eccoci che siamo ritornati in diretta. Siamo tornati sulle note di Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Gracias a la vida. Continuiamo con la musica argentina. Che voce che aveva la negra. In onore, perché è morta? È morta, non lo sapevo. E in onore della boda dell'agno del Leo Messi. E questa volta non chiamiamo Barcellona. Ci chiamiamo alla foresta blaugrana. Andiamo in Svizzera. Sergio Lonetti, come stai? Sergio. Ciao, sto influenzato, diciamo. Purtroppo. Ho la febbre e niente. Vabbè, dai. Però va bene. Ma diciamo che va bene. Sergio, si è abbassata un po' la febbre leonina? Pensavo di sì, invece qualche lineetta ce l'ho ancora. Sono un po' più. Vabbè. Un pochino flaco. Senti Sergio, è successa, lo diciamo in apertura, una cosa importantissima. Il Barça B è tornato nella seconda, col pareggio di sabato al Mini Estadi 0-0, ma contro il Racing Santander. Ma la vittoria 4-1 all'andata ha fatto sì che finalmente nei playoff andasse in seconda. Quanto è importante che il Barça B stia nella serie inferiore spagnola? Allora, è importantissimo, e questo l'abbiamo ribadito proprio durante l'anno, che senza un Barça in seconda la formazione dei talenti avrebbero avuto un balzo troppo grande a passare dalla seconda B alla prima divisione. Solamente un paio, forse a Legna e qualcuno in più, però non tanti, avrebbero avuto la possibilità. Invece con il Barça in Serie B, perché la seconda divisione è la Serie B, la formazione, e poi giocare contro persone adulte di un certo livello, perché giocheranno contro il retrocesso di adesso che manterranno qualche giocatore, quindi si faranno le ossa e il balzo verso la prima divisione sarà molto più breve e più facile. Certo. Ma questo è tutto l'anno che te lo dico, senza il Barça in seconda la Masia aveva un limite. No, il ragionamento di Sergio Lonetti non è, come si dice a Roma, non fa una piega di più, nel senso che è proprio vero. Cioè, noi abbiamo sempre molte volte criticato questi ragazzi di non essere all'altezza della situazione. All'altezza della situazione è anche vero, come dice Sergio, che è importante stare in una categoria inferiore a quella della prima squadra, perché sennò poi quando entri in prima squadra ci sono troppe categorie di distanza, specialmente poi se vai a giocare nel Barça e non stai giocando per una squadra di prima divisione come il Granada, il Betis, che stanno in fondo alla classifica e che comunque sia. Esatto, e se pensi, abbiamo perso tanti giocatori già mentre erano in seconda divisione. Bravissimo. Penso a Rauco Deulofeu, perché adesso ritorna, ma dopo 3 anni che è in giro per l'Europa. Sto pensando a Munir, che se il Barça fosse stato in seconda B, magari il contratto da professionista, anche se era in Serie B, l'avrebbe mantenuto, no? Certo. Sto pensando certo. A Bojan, che magari un annetto in più di esperienza sotto gli avrebbe fatto comodo. È vero che Bojan in quel momento lì il Barça era in seconda. Poi se li perdi in seconda vuol dire che non sono giocatori che possono fare un balzo in un grosso club come il nostro, perché leggevo oggi che 5 giocatori che hanno avuto la promozione col Barcellona non sono stati rinnovati, quindi probabilmente i nostri scopritori hanno già trovato un grosso gap tra la seconda B e la seconda divisione e li hanno lasciati andare. No, il ragionamento è condivisibile. Senti, mi dici un po', un periodo di grandi polemiche, no? Si dice, c'è chi accusa il giocatore, parlo di Jordi Mbaula, che è andato, ricordiamo, al Manchester, al Monaco,
per 4 milioni, 3 milioni ha pagato la clausola, non mi ricordo esattamente quanto, e quindi c'è chi dice al giocatore, è colpa del giocatore, è voluto lui andare via, non sa quello che si è perso, va in un, non giocherà mai lì titolare, eccetera. C'è chi invece accusa la dirigenza di averlo fatto scappare.